Ciao a tutti gli appassionati di orologi. È passato ormai parecchio tempo da quando mi sono occupato per l'ultima volta in una recensione di un orologio di uno dei marchi a me più cari insieme a Seiko. E trovo giusto tornare a parlarvi di questo brand a proposito di un modello davvero particolare. Operazione di marketing riuscita per un orologio sopravvalutato o sicuro investimento per un segnatempo destinato ad apprezzarsi nel corso degli anni a venire? Vediamo insieme com'è questo Omega Speedmaster Speedy Tuesday Ultraman. Se apprezzate i miei video e non volete rischiare di perdervene neanche uno, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Seguitemi anche su Instagram per curiosare tra le mie foto di orologi, avere qualche anticipazione sui miei prossimi contenuti video e anche contattarmi tutte le volte che avete delle domande. Il link è giù in descrizione come al solito. Robert Jan Breur, fondatore del blog Fratello Watches, che dal 2004 pubblica regolarmente degli articoli riguardanti il mondo degli orologi, nel 2012, quasi per caso, decise di utilizzare per la prima volta la dicitura Speedy Tuesday come commento di un'immagine, naturalmente di uno Speedmaster, pubblicata su un gruppo Facebook. Da allora decise anche di utilizzare Speedy Tuesday come titolo per una rubrica in cui parlare regolarmente del più famoso cronografo di Omega. E nel frattempo Speedy Tuesday divenne anche uno degli hashtag più utilizzati su tutti i vari social. Basti pensare che fino ad oggi, soltanto su Instagram, questo hashtag è stato utilizzato oltre 145.000 volte. Dato l'enorme successo mediatico supportato da tutti gli appassionati nel mondo, nel 2017 venne rilasciata per la prima volta la prima edizione speciale dello Speedmaster, soprannominata per l'appunto Speedy Tuesday. Cassa interamente satinata, quadrante nero con contattori chiari e due caratteristiche fondamentali: l'assenza del bracciale in acciaio e una produzione limitata a 2012 esemplari. E si arriva così a luglio 2018, quando viene presentata, senza alcun preavviso, la seconda edizione speciale, edizione limitata, Speedy Tuesday, soprannominata Ultraman per i vari richiami alla serie, all'omonima serie televisiva giapponese. Stesse modalità di acquisto con preordine online sul sito ufficiale e ritiro in boutique Omega. E stesse caratteristiche distintive, 2012 esemplari in tutto e assenza del bracciale in acciaio. Ed eccolo lo Speedy Tuesday Ultraman. Le dimensioni della sua scatola e del corredo sono davvero imponenti. Vi dico sempre che questo non è un aspetto fondamentale di un orologio e ci mancherebbe, però quando si ha a che fare con qualcosa di così particolare fa sempre piacere. La scatola esterna in cartone custodisce al suo interno un cofanetto esagonale assolutamente inedito per Omega. Al suo interno lo spazio è organizzato su tre livelli. La parte alta è quella riservata all'orologio, poi si accede allo scompartimento intermedio con la torcia UV che funziona anche come leva anse e il cinturino aggiuntivo in pelle, e poi c'è lo strato inferiore che è riservato al certificato di autenticità. Inutile dire che la cura dei dettagli è davvero notevole. L'orologio è indiscutibilmente bello, del resto la sua base di partenza, il Moonwatch, è già ottima. Il quadrante presenta alcuni piccoli dettagli unici. Intanto è un cosiddetto step dial in alluminio, con parte esterna e parte interna su due livelli leggermente diversi. Il logo è applicato ed è in stile vintage, che quindi si intona anche alla Superluminova Old Radium, utilizzata sia sugli indici che sulle sfere. A proposito di sfere, spicca quella arancione dei secondi cronografici, ma anche quella dei secondi continui, che è diversa da quella standard. Il contatore dei minuti ha le prime tre tacche rosse, perché Ultraman, nella serie televisiva, poteva mantenere la sua trasformazione per soli 3 minuti. Il contatore dei secondi continui, invece, nasconde la sagoma di Ultraman, visibile solo con la torcia UV in dotazione. La luminosità non è male, pur non essendo niente di memorabile, ma indici e sfere sono molto sottili e la versione Old Radium è nota per essere un po' meno performante di altre. La scala tachimetrica ha una piccola chicca per tutti i fanatici degli Speedmaster, è una cosiddetta DON, cioè Dot on 90, perché il 90 presenta il puntino di riferimento in alto, soluzione grafica già adottata su alcuni modelli vintage molto ricercati. Il vetro è quello tradizionale, in esalite. La corona presenta lo stesso logo vintage del quadrante, molto bello. La cassa non ha particolari differenze rispetto a quella del Moonwatch standard. Il fondello è molto simile, ma riporta la scritta Speedy Tuesday e il numero dell'edizione limitata. Inoltre, tutte le scritte non sono riempite di vernice nera come avviene di solito.
Nessuna novità sul fronte del calibro, anche sull'Ultraman è montato il 1861, il movimento a carica manuale con riserva di carica di 48 ore. Come vi dicevo, non posso parlare del bracciale perché è assente. Al suo posto troviamo un NATO di ottima fattura, nero con la striscia arancione al centro. Come su tutti i cinturini NATO di Omega, compare anche il marchio su uno dei passanti metallici. C'è poi il cinturino in pelle con cuciture arancioni, molto bello e perfettamente intonato allo spirito dell'orologio. Al polso non ci sono differenze con il ben più normale Moonwatch. Lo Speedy Tuesday Ultraman veste molto bene, mascherando egregiamente i suoi 42 mm di diametro, e lo spessore di 13,5 mm lo fa risultare comodo anche con il cinturino NATO. Vedere le classiche forme a cui siamo tutti abituati, con qualche piccolo dettaglio arancione, contribuisce ad esaltare l'indole sportiva dell'orologio senza sfociare nel cattivo gusto. E veniamo quindi alla parte più difficile della recensione. L'Omega Speedmaster Speedy Tuesday Ultraman è davvero molto bello, tra l'altro con un corredo particolare e decisamente all'altezza dell'orologio. La cura costruttiva è al top. La presenza del vetro esalite forse non è il massimo dal punto di vista pratico, per via della minor resistenza ai graffi nell'uso quotidiano, però è anche l'elemento più vicino alla tradizione del Moonwatch. Ammesso che piaccia dal punto di vista estetico la presenza di questi dettagli arancioni sul quadrante, e bisogna sempre tenere presente che non tutti abbiamo gli stessi gusti, aggiungerei anche per fortuna, l'unico difetto, a mio parere, è il prezzo. Omega con gli Speedy Tuesday sta testando nuove modalità di vendita, senza intermediari e con la vendita diretta nelle proprie boutique monomarca. Questo dà la possibilità di vendere questi orologi a prezzo pieno senza il benché minimo sconto. Se questa sia una strategia vincente, anche a lungo termine, perché sicuramente nel breve termine per Omega è una strategia decisamente vincente, lo saprà dire soltanto il tempo. Certo è che è difficile trovare delle edizioni limitate dello Speedmaster che abbiano perso valore nel corso degli anni. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere come al solito nei commenti. Grazie per la vostra attenzione, a presto, al prossimo video, ciao!